Buongiorno a tutti, sono Simona Galli e vorrei presentarvi il corso di laurea in chimica e chimica industriale presso la sede di Como dell'Università dell'Insubria. Vorrei iniziare la presentazione a partire dalla domanda perché la chimica all'università? Beh, le risposte a questa domanda sono molteplici. Per esempio, potrei voler studiare chimica perché la chimica mi piace, mi affascina, mi incuriosisce. Oppure vorrei studiare chimica perché vorrei attraverso la chimica dare un contributo significativo allo sviluppo tecnologico della società, al miglioramento delle nostre condizioni di vita, alla minimizzazione dell'impatto ambientale. In effetti la chimica è una scienza di base che ha radici antiche, però permea tuttora la nostra vita quotidiana e accanto ad altre discipline dà un contributo importante alla nostra vita quotidiana. Un'altra risposta alla domanda perché la chimica potrebbe essere perché la chimica offre ottime prospettive di lavoro, come vedremo verso la fine di questa presentazione, sia sul territorio lombardo, sia a livello nazionale, sia su scala europea. Naturalmente, per studiare chimica non è sufficiente che ci piaccia la chimica, bensì bisogna avere una certa predisposizione, un certo interesse per altre discipline scientifiche, per esempio la matematica, la fisica, la scienza dei materiali, la biologia. Bisogna essere creativi e bisogna essere disposti a impegnarsi nello studio. In effetti, tra lezioni frontali, esperienze di laboratorio, studio individuale o di gruppo, dobbiamo pensare di occupare la nostra giornata, di impiegare la nostra giornata accanto alla chimica. Proviamo adesso a restringere un po' il campo e a focalizzare l'attenzione sul corso di laurea in chimica industriale a Como, presso l'Università dell'Insubria. Come già nei 2 anni accademici precedenti, anche per il prossimo anno accademico il corso è ad accesso programmato ad esaurimento di posti per 150 unità. All'interno della slide vedete l'offerta formativa del corso di laurea, quindi diversi insegnamenti che incontrerete passo passo nel corso del triennio. Si parte dalle basi con due insegnamenti di chimica generale che vi devono fornire le fondamenta della chimica. Nozioni di base, conoscenze di base, vi vengono fornite anche di matematica e di fisica attraverso due insegnamenti di ciascuna di queste discipline. Un'attenzione particolare viene data anche alla lingua inglese attraverso un insegnamento dedicato al primo anno che viene tenuto da un docente madrelingua e particolarmente apprezzato dagli studenti. Segue poi un panel di insegnamenti obbligatori che possono essere ricondotti a quelle che sono le quattro aree fondamentali della chimica, ovvero chimica analitica, chimica fisica, chimica inorganica e chimica organica. Alcuni di questi insegnamenti, accanto alle lezioni frontali, hanno anche pratica laboratoriale. Il panel di insegnamenti obbligatori è stato proposto sulla base di quelle che sono le linee guida ministeriali. In effetti, se voi aprite una guida dello studente di un ateneo che ha un corso di laurea in chimica, se ha seguito nella costruzione di questo corso le linee guida ministeriali, troverete gli stessi insegnamenti, magari distribuiti in semestri diversi. Al terzo anno, oltre agli ultimi insegnamenti obbligatori, lo studente ha la possibilità di personalizzare parte del proprio percorso formativo scegliendo 5 insegnamenti all'interno di un panel di 14 proposti. E parte di questi insegnamenti è ancora riconducibile alle quattro aree fondamentali della chimica. Un'altra parte invece ha carattere più trasversale e professionalizzante. Penso per esempio a chimica e tecnologia delle formulazioni, dell'industria tessile, degli alimenti, dei coloranti. Il percorso formativo termina con il tirocinio formativo, che altro non è che 2 mesi effettivi di esperienza in laboratorio o all'interno di uno dei laboratori di ricerca di uno dei docenti dell'Ateneo, oppure presso una piccola media impresa del territorio con cui il corso di laurea è in contatto oppure con cui stabilisce un contatto ad hoc. Oltre alle peculiarità del percorso formativo, soprattutto attraverso il panel degli insegnamenti a scelta al terzo anno, iscrivervi
iscriversi al corso di laurea in chimica a Como ha la peculiarità di garantire un ottimo rapporto studenti e docenti. In effetti, nonostante il numero di 150 per quanto concerne le matricole, il numero di docenti e ricercatori pari a 23 consente un ottimo rapporto tra studenti e docenti, al punto tale che se non al primo anno, già al secondo vi conosciamo per nome e per cognome. Un altro aspetto che vale la pena sottolineare e che è attivo da qualche anno a questa parte è il cosiddetto tutoraggio junior, ovvero il fatto che alcuni studenti del terzo anno piuttosto che del biennio del corso di laurea magistrale affiancano i docenti nell'aiutare gli studenti del primo anno ed eventualmente del secondo anno, non soltanto qualora abbiano difficoltà con i diversi insegnamenti, ma anche e soprattutto nel passaggio dal metodo di studio che è tipico delle scuole che abbiamo frequentato fino all'ingresso all'università, al metodo di studio che è invece caratteristico dell'ambiente universitario. L'Ateneo aderisce ai diversi progetti Erasmus e quindi lo studente durante il suo percorso triennale ha la possibilità di recarsi all'estero per effettuare parte del percorso formativo oppure per effettuare il tirocinio alla fine del percorso. Il buon rapporto docenti-studenti consente, come mostrano le fotografie all'interno di questa slide, di avere momenti di contatto anche in occasioni e in contesti diversi rispetto a quelli che sono possibili in aula piuttosto che in laboratorio. Ulteriore testimonianza della presenza costante dei docenti del corso di laurea è la palazzina, di cui vedete una foto, che racchiude gli studi e i laboratori di ricerca di tutti i docenti del corso di laurea in chimica. La palazzina è adiacente agli edifici in cui si svolgono le lezioni e si svolgono i laboratori didattici, quindi quotidianamente trovate i docenti a stretto contatto con voi e potete bussare alla porta del loro studio per avere un aiuto o per portare una richiesta di chiarimento. Al termine del percorso triennale è possibile proseguire il proprio percorso formativo con il biennio magistrale e a Como, all'Università dell'Insubria, è possibile perché dopo il percorso triennale proponiamo anche il corso di laurea magistrale in chimica. Oppure è possibile entrare direttamente nel mondo del lavoro. Mondo del lavoro vuol dire industria chimica e industria farmaceutica, ma non solo, perché la figura del chimico è richiesta anche in altri settori industriali, nonché nel settore pubblico, si pensi per esempio all'insegnamento o nell'ambito dei servizi. La figura del chimico è una figura piuttosto poliedrica e in effetti già all'interno di un'industria chimica il chimico può occupare posizioni diverse, sia all'interno di un laboratorio di sintesi, analisi, controllo qualità, sia negli uffici come dirigente, come responsabile di progetto, nell'area marketing o nella gestione dei brevetti, oppure nello stabilimento, per esempio accanto a un ingegnere chimico. All'inizio di questa presentazione vi dicevo e questi grafici Istat del 2015 lo testimoniano che la chimica offre sul territorio lombardo, ma anche più in generale sul territorio nazionale, buone prospettive lavorative. Questo è vero anche se confrontiamo il numero di imprese chimiche con ricerca e sviluppo in Europa. Vedete dalla tabellina che è presente in basso sulla sinistra che l'Italia è ben posizionata, è seconda dopo la Germania. Ho concluso questa piccola presentazione.
Vi lascio il link alle pagine pagine web del corso di laurea in chimica e chimica industriale e vi lascio anche il mio indirizzo di posta elettronica in modo tale che qualora abbiate ulteriori dubbi o necessitiate di richieste di chiarimento possiate scrivermi e magari ci possiamo dare un appuntamento telefonico per sviscerare gli eventuali dubbi. Arrivederci e mi raccomando, buona scelta!